Allora, ragazzi, io so che l'argomento di oggi è un argomento importante ed anche urgente, ma mi chiedo, l'urgenza era tale che bisognava vedersi la mattina e non ci potevamo che entravo pomeriggio che stavamo tutti più tranquilli. Comunque, detto questo, sapendo che oggi c'era questa cosa, ieri sono andato a casa di Alessandro Cecchi Paone per organizzare. E sono caduto nella macchina del tempo, che vuoi fare? Sono caduto nella macchina del tempo che mi ha proiettato in avanti, e meno male che ho avuto tempo di scrivere delle cose, perché sono arrivato fino al 2150 e, signori cari, ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginarvi. Voi umani, figure di quelli della politica, ma comunque. Cose che non possiamo immaginare davvero sono quelle che Giobbe Covatta ha raccontato in apertura della tavola rotonda organizzata da Ecodom, l'industria e la politica di fronte ai cambiamenti climatici, in occasione della presentazione del rapporto di sostenibilità 2014 presso Palazzo di Santa Chiara a Roma. Il noto scrittore comico ha coinvolto il pubblico presente rivelando uno scenario futuro catastrofico con tanto di parabole e conclusioni che hanno tirato in ballo un altro volto noto che ha condotto la mattinata, il giornalista Alessandro Cecchi Paone. L'umanità ormai era proprio al limite dell'estinzione, anzi era proprio estinta. In quel momento la macchina del tempo di Cecchi Paone mi ha reso e mi ha riportato tutto all'indietro e mi sono trovato al punto di partenza. E che cosa ho visto in quel momento? Cecchi Paone. E lì ho pensato, ma tra i due mali, cioè tra Cecchi Paone e l'estinzione dell'umanità, non è meglio l'estinzione dell'umanità? Provocazioni certo, fondate però su dati reali, che invitano a mitigare il fenomeno del cambiamento climatico se vogliamo dare un futuro alle generazioni che ci seguiranno. A tal proposito, il Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici, col settimo rapporto, ci dice che grazie alla corretta gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici si sono evitate in un anno oltre 880.000 tonnellate di CO2, un passo concreto per la mitigazione del cambiamento climatico. Questo va bene, ma non basta. Ci sono innanzitutto dei dati positivi, perché aver gestito 76.000 tonnellate di rifiuti elettrici e elettronici con un livello di servizio alle isole ecologiche molto alto, riciclando più dell'80% delle materie prime contenute nei RAEE e evitando l'emissione in atmosfera di quasi 900.000 tonnellate di CO2, sono numeri che vale la pena di sottolineare. I ma sono tanti perché purtroppo nel nostro paese noi cittadini italiani non brilliamo nella raccolta differenziata dei rifiuti in generale e i RAEE non fanno eccezione. C'è davvero tanta strada da fare e per dare un'idea, credo che nel nostro paese circa 2/3 dei rifiuti elettrici e elettronici prendono strade che nessuno di noi conosce, nel senso che vengono buttati in posti dove non dovrebbero essere buttati o trattati da operatori che non dovrebbero trattarli perché non sanno come fare. C'è ancora una scarsa conoscenza da parte di noi cittadini italiani delle possibilità che abbiamo per fare la raccolta differenziata dei RAEE, quindi non ci sono solo le isole ecologiche, ma possiamo anche consegnare i RAEE gratuitamente ai negozianti, quelli grossi, i RAEE grandi come i frigoriferi e le lavatrici, quando compriamo un'apparecchiatura equivalente. Quelli piccoli, diciamo con una dimensione inferiore ai 25 centimetri, parliamo di cellulari, asciugacapelli, rasoi, anche quando non compriamo niente. Queste possibilità sono purtroppo poco note e quindi poco sfruttate. La normativa italiana è eccessivamente complicata in materia di rifiuti e nello specifico sul settore dei RAEE stiamo ancora aspettando alcuni decreti attuativi, molti dei quali importanti, che dovevano essere emanati entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto 49. Il decreto 49 è di marzo del 2014, 6 mesi sono passati ampiamente, ne sono passati probabilmente 14, stiamo ancora aspettando i decreti attuativi. Io mi auguro che oggi ci siano qui con noi nella tavola rotonda i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e credo che questa sarà una domanda da porre loro.